Ciao ragazze, rieccomi con un nuovo video. Finalmente ce l'ho fatta a registrarlo, era già da un po' che avrei voluto, ed è il make-up tutorial I Like It. Sono molto felice di aver realizzato questo video perché mi è stato proposto dalla sua creatrice Steffi Makeup 70. Ciao cara. Steffi Makeup 70 qualche settimana fa ha lanciato appunto questa mega collaborazione dove ciascuna ragazza, lei per prima, avrebbe mostrato con un video tutorial il make-up che è il proprio cavallo di battaglia. Per cui è un'idea molto carina. Steffi, come ho già detto, l'ha proposta anche a me e la cosa mi ha lusingato molto. E il trucco I Like It significa appunto il nostro cavallo di battaglia, per cui quello non solo che realizziamo magari con maggiore facilità, ma quello che una volta realizzato ci fa sentire meglio, ci fa sentire il nostro agio e che sfoggiamo magari nelle occasioni più particolari. E per cui insomma fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io ringrazio ancora Steffi, le mando un bacione, ringrazio anche tutte le altre ragazze che hanno già realizzato il video e se vi fa piacere ci vediamo alla prossima occasione. Ciao! Per prima cosa applico l'eyeshadow Primer Potion della Urban Decay come base per l'ombretto. Utilizzerò la Naked e il primo colore che vado a prelevare è Gunmetal, che applico su tutta la palpebra mobile. Il secondo colore che vado a prendere è Hustle e lo applico con il pennello penna in London della Nive Cosmetics nella piega dell'occhio, creando già una sfumatura verso l'alto e mischiandolo con Gunmetal. Prendo ora l'illuminante Virgin e lo applico sull'arcata sopraccigliare. E termino sfumando le due polveri, prima con il pennello 217 di MAC. E infine con il solito 224. Delineo la rima interna dell'occhio inferiore e superiore col trucco di pupa 01 e come eyeliner utilizzo quello in gel della Maybelline New York. Dopo aver piegato le ciglia, applico il Maybelline Rocket Volume Express Mascara con l'inconfondibile scovolino a missile, sulle ciglia superiori ovviamente, e anche se non si vede, anche su quelle inferiori. E ho terminato così il trucco occhi. Passo al trucco del viso, iniziando dall'Eyelash Stage di Essence, che applico sulla zona del contorno occhi come correttore, lavorando il prodotto con il pennello da correttore della Nive Cosmetics. Lo sapete ragazze, sono monotematica, per me esiste un solo fondotinta, il Fat Perfection di Nive Cosmetics. Niente di nuovo sotto il sole, neppure come blush, ho utilizzato il solito della Mega Palette di Sephora. Novità sulle labbra, sulle quali ho applicato invece il nuovo rossetto Une che mi è stato regalato da Daniela, la mia cara amica Kiss Ghibellina 72. Ti ringrazio cara perché questo rossetto mancava proprio nella mia collezione. Questo è il risultato finale. Spero vi piaccia, ragazze. Vi mando un grosso bacione e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video.